YouTube. Ah, sei andata YouTube? Io sì. Anche oggi in compagnia di Mirko, Ale, Jackson. E Jackson ha preso il treno giusto. Oggi ha preso il treno giusto. Partiti dal parcheggio della Malga di Val Venezia. Buio totale. Abbiamo oltrepassato già la Malga più di bello. In fondo abbiamo già le nostre pale con il nostro canale che si vede bene, ma c'è ancora un po' di buio. Spettacolo. Alba, albissima oggi. Si continua per la strada battuta che ci porta in direzione del sentiero 710 che va sul rifugio Mulaz, anche in versione estiva, e dopo da lì prendiamo la deviazione a destra per arrivare all'attacco del canale. Eccoci che abbiamo già intrapreso il bivio che ci porta all'attacco del canale. Davanti a noi una bellissima alba sul Cimon. Eccomi. Qui la cima dei Burelloni. Eccoci, dopo una breve pausa lì su questo assetto ci siamo ramponati. Ora sono qui davanti al canale, è proprio lì. Ecco il vallone che scende dal Mulaz, sarà la nostra discesa. Qui alba pazzesca sulle pale, molto molto bello. E qui davanti a me il canale, proprio lì arriviamo. Stiamo avendo la fortuna di trovare un'ottima neve da ramponi. Bene, questa è la direttissima che ci porta dentro. Ecco, fatta l'ultima sosta, Mirko è quasi pronto, Jackson lo vedo già pronto con la sua lounge doppia piccozza fatta in casa, made in Brazilian alla grandissima. Ora ci vediamo più avanti, che qui davanti abbiamo l'attacco del nostro canale. Devo dire che stiamo trovando delle ottime condizioni della neve, si va su proprio appunto i ramponi, qui il canale davanti, albeggia sul Mulaz, cima Mulaz lassù, i miei due compagni di avventura di oggi, eccoli là, si va su molto molto bene per adesso. Vediamo dopo. La grandissima Virgus. Ecco, siamo quasi alla metà già. Condizioni top 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 of the pop. Siamo appena passati da quella strettoia a sinistra di quel masso, sotto c'era un po' vuoto, siamo passati in fredda. Allora qui secondo me, dove vedo il sole, siamo già vicino all'uscita, eh? Molto molto bene. Qui abbiamo Mirkus su un breve tratino di misto dove la neve è ormai andata via per la gente che è passata. Ora manca Jackson all'appello. E lì vedo già il sole, lo vedo già lì. Mi fermo altri due secondi con la scusa di fare il video, ma mi riposo anche. Lì abbiamo l'uscita, non manca neanche tanto. Invece loro, ecco lì,
e Mirkus and Jacksons. Documentiamo anche questo. Oggi c'è un breve tratto di ghiaccio proprio qua che si può passare vicino alla parete e io intravedo la fine del tunnel. Sai che siamo quasi all'uscita. Beccato altri due amici di avventure. Ecco Mirko nel canalino. Bene, direi che qua si passa da lì e poi si esce a destra e siamo sul passo. Questo è il nostro canale dietro. Molto molto bene. Bene bene bene. Ecco l'uscita qui del canale. Mirko quasi fuori. Saluta Mirko. Oh! Alla grandissima come sempre. Jack che mangia, finito, pronto per la ripartenza. Allora ci vediamo in cima. Ecco, mi sono anticima dei burelloni. Ora vi porto là in fondo dove c'è la cima vera e propria. Io ho portato il boccaglio, la maschera. Qualche metro prima della cima, senza neve praticamente, si cammina sui sassi. Ecco finalmente in cima Gurelloni, Mirko laggiù e tutti gli altri sull'anticima che appena vedono che siamo qua ci guardano male, ci guardano male. Bellissimo. Ehi! Vuoi salutare anche loro? Giratevi! Lì è loro, loro! Scrivo Gurelloni. Panorama assurdo, 360 gradi. Perché Mirko stavolta ci hanno tirato via la croce. C'era una croce in legno, fatta un po' alla cavolo. Al Meraville Andia! Uizza. Grande! La Givacla? Motta! Ecco! Un detto bolognese. È un detto bolognese. Il mare te lo spiego perché non si può dire su YouTube. Ah, ok, allora niente. Siamo tornati comunque qua al passo. Bravo Mirko, bravi tutti. Tornati al passo dei Brulloni. E ora direi che si mangia qualcosa. Ci siamo fermati a mangiare qualcosa sul passo. Non come la e ora torniamo subito giù. Seguendo la traccia. Andiamo a nuotare un po'. Ci vediamo dove trovo tempo per documentare un po' di discesa. Il rientro sarà un po' olimpico, ma ce la faremo. Parole famose, ce la faremo. Siamo scesi da lassù. Adesso Mirko sta nuotando fino alle anche. Arriviamo giù lì al pianoro, poi tagliamo a sinistra. Vediamo. Eccoci ancora in fase di discesa, quasi al pianoro che è là dietro. Altri due secondi di pausa, aspetto loro. Adesso bisogna, seguendo la traccia, scendere lì e risalire dal passo delle farangole. Bene, andiamo verso il passo delle farangole e troviamo questo tratto attrezzato, ma noi stiamo qua tutta a sinistra sullo scivolone di neve. Ci vediamo su al passo. Eccoci qua, abbiamo raggiunto il passo delle farangole. Mirko superstar, un po' come Sandy superstar. Ora altro canale, altra corsa, scende e là, Jackson, guarda qua. E là si intravede probabilmente già il nostro sentiero più tranquillo. Jackson, dimmi, come stai? Abbastanza bene. Grandissimo. È stata una giornata. Come? Pazzesca. Grande. Ah, pensavo che ti stessi facendo una foto. No, no, sto facendo il video.
perché adesso siamo più tranquilli, stiamo scendendo. Dopo, quando raggiungiamo la stradina, quella facile facile, rifaccio un altro video. Alla nostra destra il Mulaz. Questo momento io lo chiamo cambio d'assetto, perché passiamo dai ramponi e piccose alla birra. Stile merenda. A pensare alle birre passiamo. Bene, siamo già quasi sulla stradina battuta di stamattina. Stiamo chiudendo il giro tramite la traccia del sentiero 710 che d'estate porta su al rifugio Mulaz. Mirko, detto anche il cacciatore, ormai sulla strada battuta siamo grandissimi e fortissimi anche. Dai, ci stanno bravi a investire. Sì, bravissimi. Sono le quasi le tre, Sì, neanche le tre. E andiamo verso la macchina. Sì. È buona questa. Stavolta ha detto Mirko che stavolta abbiamo portato a casa le chiappe. Alla prossima.